28 presenti, 16 sì e 12 no. Oggi il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato la delibera sulla riqualificazione dell'area di risulta. Ha approvato anche l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza che integra la delibera con alcune migliorie. Una seduta piuttosto convulsa, divisa tra i tanti emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle e le critiche di alcuni commercianti contrari al progetto di riqualificazione delle aree di risulta. Parco, auditorium, terminal bus, parcheggio, ridotto nei posti ma migliorato nell'accoglienza. Queste le caratteristiche sostanziali dell'intervento. Le critiche dell'opposizione invece si appuntano proprio sulla riduzione del numero di posti auto e sull'aumento della tariffa di sosta giornaliera. Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo oggi anche con l'appoggio incondizionato da parte di tutti i commercianti. È un progetto che prevede pochi parcheggi rispetto a quella che è la vera esigenza della città, è un progetto che prevede la privatizzazione dei parcheggi. Fare una cosa del genere andrebbe a diminuire di molto l'attività dei servizi della nostra città, ad esempio il sociale. Noi vogliamo che questo progetto abbia una condivisione, cosa che non è avvenuta. Noi come Confcommercio lo abbiamo ribadito, abbiamo anche speso dei soldi nostri per presentare un'ipotesi di progetto alternativo. Che il parcheggio deve rimanere pubblico e del comune di Pescara non deve superare 2,50 euro. B, un contenitore che possa essere non di 2.000 posti macchina, ma più posti macchina, che all'interno di esso ci sia la stazione dei pullman al piano coperto, non al piano interrato. A queste nostre richieste non si è voluto nemmeno aprire un tavolo, anzi, al contrario, si è fatto un tavolo con altre associazioni di categoria che forse molto probabilmente non rappresentano tanti commercianti a Pescara. Il conto dei parcheggi viene fatto innanzitutto una previsione futura sulla diminuzione delle macchine che tenderanno a circolare nelle città e soprattutto su una media scientifica che tiene conto dell'attuale utilizzo dei parcheggi, che chiaramente non può essere fatta solo utilizzando magari come giorno di riferimento il 24 dicembre, perché chiaramente non tutti i giorni sono il 24 dicembre. Abbiamo firmato come maggioranza un documento con altre quattro associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, con cui ci impegniamo a approvare tutta una serie di migliorie e di migliori esplicitazioni del progetto che vanno proprio incontro ad alcune osservazioni di chi però, oltre a dire di no, ha fatto proposte concrete. Chiaramente cambierà la tipologia di parcheggio, non si parcheggerà più in un piazzale all'aperto, illuminato, sì, ma con evidenti problematiche, ma i parcheggi saranno custoditi, sicuri. E quindi illuminati, e quindi ci sarà tutta un'altra tipologia di parcheggio e soprattutto non ci sarà concorrenza con i residenti che avranno dei posti specifici che adesso invece non hanno.